3, 2, 1, good morning! Bella raga, come state? Buongiorno a tutti! Allora, noi siamo in sala 2 e come vedete hanno tolto il mio ritratto, la mia bellissima faccia sui cubi di Rubik, me l'hanno distrutta. Non so per quale motivo. Una persona qua dietro che mi sta riprendendo. Eccola, mi ha gentilmente ripreso per questa. Ok, avete visto che è pessima a riprendere comunque. Non te lo chiederò mai più. Ciao. No! Ciao chef! Allora, stavi alzando le mani a una donna? Non mi dire così. Stavi alzando le mani a una donna? Adesso. Ciao Jackie, buongiorno. No, tutto a posto, tutto regolare. Ma che cazzo c'ha il naso Gianluca? È la sua narice. Ma cos'è? Amsk. Ciao. Ciao. Allora ragazzuoli, oggi è un giorno bellissimo perché cos'è un ranocchio? Ma buon Dio. Giorgio e ranocchio, i due. I due. Cos'è? Presuppongo che sia il vlog prima di partire per la vacanza. No. Prima del regalo, la sorpresa. Di Giulia. Giulia chi? Giulia Salemi. Ma quella che ha fatto Grande Fratello? No, l'altro. No, brutto così. Allora ragazzi, oggi sono troppo felicemente felice perché oggi è il 15 ottobre. E chi si ricorda cosa succede il 15 ottobre? È l'anniversario mio e di Giulia. Oggi facciamo un anno insieme. Un anno insieme. Sapete cosa vi dico? Io dico scusate per la parola, a tutte le persone che inizialmente ci dicevano no, tanto vi lasciate dopo due giorni, tanto è tutto fake. Sai cosa vi dico? Manco parlo, ok? Ok, un anno insieme e ce ne saranno ancora tanti altri. E oggi io, dato che la mia Giulietta mi rende sempre felice, eccetera, voglio farle una bella sorpresa. In poche parole, lei molto spesso mi chiede: amore, mi porti a Venezia? Amore, andiamo a Venezia? Amore, io voglio troppo andare a Venezia. E ogni volta però non troviamo l'occasione per andarci di qua e di là. Oggi ho deciso di portarla a Venezia. In pratica vi spiego com'è la situazione. Giulia è a Roma per un lavoro. Alle 2 circa avrebbe il treno per tornare a Milano. Io però mi sono organizzato con i suoi genitori e l'ho preso il biglietto che va da Roma a Venezia e non da Roma a Milano. E lei ancora non lo sa. Ora sono le 13:30, quindi lei tra pochissimo avrebbe il treno. Appena arriverà in stazione il padre le dirà che non dovrà andare a Milano ma a Venezia. Io voglio cioè vorrei troppo vedere la sua reazione. Sono convinto che mi chiamerà di sicuro. Quindi riprenderò ovviamente la reazione. Io ovviamente sono in Stardust, quindi vicino a Milano. Prenderò il treno da Milano a Venezia e ci incontreremo insieme lì. Sì che c'entri. No, io non c'entro. Sì che c'entri. Non ho capito perché il biglietto è per Venezia. Sì che c'entri. Ma perché a te volevi andare a Venezia? Così, io sono qui. Eh? Cosa? Tu volevi andare a Venezia? No. No? Tu mi hai portato. Io ti sto portando a Venezia. Ma chi è che ti ha detto che io ti sto portando a Venezia? Io so tutto. Tutto cos'è che sai te? So. Cos'è che sai? Niente. Mi stai dicendo che qualcuno ha fatto la spia? E stai dicendo che tutto quello che sai è vero? No. Automaticamente. No. Ma almeno sei felice di andare a Venezia? Assolutamente sì. Sì? Sì. Come avete visto, Giulia mi ha chiamato nel mentre stavo registrando e quindi ha appena scoperto che si è ritrovata sul treno diretto a Venezia. E peccato che non sono riuscito a riprendere la reazione perché ci ho messo un po' ad accendere l'altra videocamera. E però all'inizio mi ha chiamato e fa: amore, ma che cazzo dici? Ma cosa stai dicendo? Devo andare a Venezia! Tutta esaltata. E quindi quando ho iniziato a registrare ormai era già passata l'esaltazione. E in pratica noi domani abbiamo il compleanno di Aurora. Il compleanno di Aurora si svolgerà a Barcellona. Il problema è: oggi io e Giulia facciamo l'anniversario, domani c'è il compleanno di Aurora e noi domattina dovremmo andare a Barcellona. Io e Giulia non potevamo organizzare niente da fare per il nostro anniversario, non potevamo organizzare un weekend e niente perché c'era questo compleanno. E quindi ormai sia io che lei eravamo con la mentalità che avremmo fatto una cena da qualche parte, basta. Invece ho detto no. E no, e chi ce lo impedisce?
Quindi lei, convinta di dover andare a fare una semplice cena magari da qualche parte, io sono andato oltre e ho preso un biglietto per Venezia. Andiamo a Venezia, facciamo una bella seratina a Venezia, un bel ristorante, tutto. E domani mattina prendiamo l'aereo direttamente da Venezia per andare a Barcellona. Cioè, ditemi dove lo trovate un ragazzo così. Dove? Andate tutti a scrivere a Giulia e ditele: Giulia ha il ragazzo migliore del mondo. Cioè, io non me la voglio tirare, però... Dai, sto scherzando comunque. Sono strafelice anch'io perché non vedo l'ora. Cioè, io più che altro, se Giulia è strafelice, sono felicissimo. Quindi mi piace rendere felici le persone, soprattutto la mia Giulietta. Io direi che sono già quasi in ritardo perché io ho il treno tra tipo 40 minuti e mi devo muovere. Ah, mi stavo dimenticando. Oltretutto, dato che Giulia è andata ieri a Roma, sua madre è venuta qua da me e mi ha portato la sua valigia, perché ovviamente lei, non sapendo di dover andare a Venezia e poi a Barcellona, non si è portata dietro la valigia. E quindi me l'ha portata ieri sua madre. Adesso vi lascio la clip perché ho ripreso tutto. Allora, la mamma di Giulia è appena arrivata, che mi ha portato le sue robe. La complice. Esatto, perché lei sa tutto, Giulia sì. Ancora no. Ok, quindi qua abbiamo la mia valigia e la valigia di Giulia e direi di partire. Sono appena arrivato in stazione centrale, come potete vedere, binario 11. Siamo arrivati al treno. Non posso registrare mentre vado perché ho tipo due valigie e non riesco a portarle. Ah, siamo arrivati. Adesso voglio provare a chiamare Giulia per vedere dove sta. Niente, Giulia non risponde. Allora ragazzi, sono finalmente arrivato a Venezia, meno male, che bello. Il viaggio non è manco durato troppo in realtà, mi sono guardato una serie che non vi dico il nome perché sennò me la spoilerate tutti in direct. Ho appena sentito Giulia che mi ha detto che tra circa 15 minuti è qua, quindi aspettiamola. Ho già trovato una cosa da ridire su Venezia. Sono entrato in bagno e i bagni costano 1 euro. Mi sembra un po' too much. 1 euro addirittura, cioè io non ho 1 euro, mi sto pisciando addosso, me la faccio tutta. Vabbè, però c'è di buono che sono veramente tanto puliti e figli esteticamente. Cioè, guardate, comunque sono molto belli e sono troppo puliti. Non ho mai visto un bagno così pulito. Raga, è quasi arrivata, tra 2 minuti arriva, non vedo l'ora. Sono stra in hype. Eccolo, raga, sta arrivando. Si è fermato. Non la vedo, Giulia è alta 1 metro e una mela. In mezzo a tutte queste persone, dove la becco? Eccola, l'ho vista! Eccola! Amore! Come stai? Ecco! Oh, il mio cappello! No, non si toglie! No, è chiuso! È chiuso. Comunque, raga, sono stato bravissimo perché non mi ha beccato la sorpresa. No, ma più che altro, cioè, io ho detto, vabbè, non abbiamo tempo, non mi porterà da nessuna parte. Non faremo quasi nulla. Io mi aspettavo che facessimo tipo una cena così al fly. Cosa avevo detto io? E invece siamo a Venezia. No, ma la roba è che è stato bravissimo perché, cioè, l'ho scoperto 10 minuti prima della partenza. Perché mio padre mi fa: ma che non devi prendere il treno per Roma tu e io? Per Milano. Per Milano. Non devi prendere il treno per Milano. E io ho detto: dove devi andare? Dove devo andare? E mi fa: devi prenderlo per Venezia. E gli faccio: ma che dici? La reazione è stata: ma che dici? E mo andiamo. Andiamo. Felice. Oh, non ti giuro, la cosa più bella che ho visto. Ragazzi, è troppo bello. È incantata. Cioè, sì, era assurdo, non pensavo. Faccio così col sole dietro.
ci sono tipo delle vie minuscole in questo paese. Bellissimo. No, già questa è un po' più grandina. Prima c'era veramente una che era larga quanto Giulia. Cioè io devo passarci così. Adesso dobbiamo prendere un vaporetto che ci porterà a Piazza San Marco. Giusto? Giusto. Cioè sto coso costa 7,50 euro per tipo 2 minuti. Mi pare rinculata. Raga, siamo tipo sopra una stazione per aspettare i mezzi e dovrebbe... Siamo a Piazza San Marco. Adesso ci facciamo un aperitivino qua. Ma che roba? Olive! Stiamo andando verso l'hotel. È venuta la barca a prenderci. Ciao Bimbus! E adesso sto andando su un'isola che c'è tipo davanti, perché lì avremo l'hotel, che lei ancora non sa niente. Siamo appena arrivati all'hotel. Buon appetito amore. Ma io, tu sei matto, tu sei veramente matto. Buon appetito. Questa cosa costa un rene. Non è vero. Volevo soltanto informarvi di questa cosa. Noi abbiamo appena finito la cena e stiamo andando in camera. E Giulia è scandalizzata per come è fatto questo posto. Cioè è tipo una roba immensa. Sembra tipo un palazzo. A parte le luci che vanno. Com'è Bimbus? Corri, corri. 3, 5, 8. Vai. Vai Bimbus, trovala, trovala. Amore, mancano 13 numeri, vai, vai, corri. Prego. Eccola. Ah. Ah. C'è pure il nostro cuoricino, eh. Così proprio, così. Cioè io l'ho fatto fare per poi buttarsi. L'hai fatto fare? Eh sì. Bimbo. Ma che roba? Vedete tipo un grand'angolo per far capire? È tipo gigantesco, cioè non rende manco da. Guarda, da qua. Quante Giulie è questa stanza? 8 Giulie e un pezzo. 8 Giulie e un pezzo. Non riesco a far vedere fuori, però vi faccio vedere il bagno adesso. Ecco a voi il magnifico bagno. Anche questo qua ve lo giuro che è gigantesco. E ha qua la vasca. Il Giulie, quante Giulie è? 4 Giulie. Abbiamo qua la doccia. Ok. Quante Giulie è? Una. E rimanici dentro. Ciao. E poi qua, vabbè che lei l'ha già aperta perché doveva fare la pipì. Qua c'è il bath con il bidet. Quante Giulie è? 2,5. Insomma, a livello di sorprese non avremo altre robe, perché direi che basta e avanza così. Adesso passeremo una notte tranquilla e domani avremo il compleanno di Aurora, ovvero dovremmo andare a Barcellona. Quindi io vi saluto per questo video, però mi raccomando, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, perché il prossimo video sarà la nostra gita, tra virgolette, la nostra festa a Barcellona. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate qua sotto un bel like, seguitemi su Instagram, mi raccomando, mi chiamo er.gennaro, seguite anche Giulia, si chiama giuliasalemi_real. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!